ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Solleone, venticello, niente nuvole. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può giocare anche come seconda punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla tre quarti. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può giocare anche come seconda punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla tre quarti. Sì, sì, è di sicuro la difesa avversaria. Qui c'è il tiro! L'aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Zielinski. La gioca in profondità. Cerca l'uomo là davanti. Pandev. Cerca un'azione veloce. Decide di sfruttare la fascia. Decide di cambiare fascia. Ecco che provano dall'altra parte. Mario Rui. Lorenzo Insigne. Cerca la fondo sulla sinistra. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Fabian Ruiz. Masiello legge bene l'azione, blocca il pallone. Scatta verso il pallone. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Mario Rui. Il Napoli sta spingendo molto in avanti da subito. Le raghe. Insigne. L'avversario ha avuto la meglio. Opportunità di ripartire. Il Napoli si salva in questa occasione. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Spazza via. La mette in avanti. Lorenzo Insigne. Zielinski. Badel riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Provano a partire in velocità. Decidono di giocarla all'indietro. Lungo pallone in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Mertens. Politano. Raccoglie un passaggio dalle... Politano! Per indice di no. Si esprime in un buon intervento. Il portiere è riuscito a rimediare ad un suo errore. Manolas ha fatto buona guardia. C'è Lorenzo Insigne. Lorenzo per indice di no. Ottima la parata del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. E ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Nessun gol finora. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Prova il cross in aria. L'estremo difensore la calcia lunga.
Palla a Koulibaly. Prova a verticalizzare. Decide di non rischiare. Provano a ripartire da dietro. Miraschi alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. Zappacosta. Pandev. Zappacosta riceve un bel pallone. Passaggio intercettato. Tentativo di allungare il gioco. Cerca lo spazio con il pallonetto. Cerca lo spunto. Può colpire. Si libera della palla ed evita complicazioni. Le Rager. C'è la palla lunga in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lorenzo Insigne non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Perde il duello fisico con l'avversario. Zappacosta cambia gioco. Buono l'appoggio. Cambio di lato. Non aveva scelta in questa occasione. Opta per il lancio lungo. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. La difesa fino a qui è stata perfetta. Non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. E iniziano i secondi 45 minuti. Il Napoli ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che... Mertens! Un gol strepitoso! Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. E il risultato si sblocca, 1-0. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa, ha funzionato a meraviglia. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Lancio lungo e alto. Palla allontanata senza troppi complimenti. Zielinski. Conclusione. Colpisce di testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Sicuri in fase di palleggio. La butta dentro. E manca il cross per un soffio. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Masiello. Lancio lungo del portiere. Sbattono ancora contro la difesa. Occasione per il contropiede. Mertens. Da lì può segnare. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate per altri 4 ore. Sturaro avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Schöne. Destro. C'è il tiro e c'è la rete. 1 conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta.
la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Mertens viene sostituito, ma ha fatto comunque in tempo a lasciare il segno. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Lorenzo Insigne riceve in posizione interessante. Questo errore potrebbe essergli fatale. Colpisce e c'è il gol del Napoli. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Zielinski, Lorenzo Insigne intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Il portiere la calcia lontano. Recuperano il possesso del pallone. Può concludere. Fuori di poco, sfortunati qui. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Scodella in avanti. Il Napoli si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Lorenzo Insigne può calciare. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Cercano spazio allargando il gioco. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Una scivolata abbastanza dura. Intervento duro ma corretto. Schöne gioca con un pallone lungo. Scatta verso il pallone. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Prova a scavalcare avversario. Attenzione al tiro! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Ha messo una bella palla nello spazio, cogliendo tutti di sorpresa. Avrebbe davvero meritato miglior fortuna. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. E trova il compagno. Prova a tirare. Gol in rete. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Manolas ha capito tutto.
spazio sulla fascia. Zappacosta. Fabian Ruiz. Gioca una palla lunga. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Giocatore al settimo cielo e anche i tifosi hanno vinto la partita con una prestazione davvero convincente, anche al di là del risultato. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità con cui riesce spesso a...